Vabbè, giovane, mi fate spaventare, perché il concetto di gioco non l'avete capito. Bisogna cercare di fare gol. Noi, anche se siamo da soli, su 50 tiri abbiamo fatto 2 gol ieri. Perché voi scherzate? Se non vi abituate in allenamento a metterla dentro, non ci arrivate nemmeno domenica. È facile da dire, è un po' più difficile da fare, visto che non l'avete capito. Ci siamo? Via! Vieni su! Rafo, ma devi giocare su sta palla. No, di nuovo piatto. Gozzi, non mi devi rinculare lì. Messi, vieni su! Vieni su però! Si gioca? Chi la vuole? Merola! Sempre a 3 tocchi, meglio. Non ho visto gol, l'ho visto. Vieni su! Non me lo aspettate lì! La gioca su, sta palla! Ce l'hai! È offside! E poi ti lamenti con l'arbitro. Mister, buongiorno. Buongiorno. Come sta? Ben trovato. Grazie. Ben trovato. Presto. Ma mi sei ritorno a Pescara? Io stavo sempre bene qua. E che qualcuno non era contento. Io. Serie A per il Pescara! Mister, che emozione! È bello, un anno di lavoro. Anche se mi viene da piangere sempre per Franco. Una bella emozione che lei vuole sicuramente dedicare a un collaboratore che non c'è più. Eccoli, gli uomini miei, non ci siamo mai visti. La cosa che io ricordo sempre è quando ci siamo visti la sera a Roma, che parlavamo di contratto, tu dicevi non voglio il premio playoff, voglio il premio promozione. Ci casco subito, no, dice, tanto questo non dove è vero. È stata veramente una stagione bellissima da tutti i punti di vista. Purtroppo il ricordo è sempre al nostro amico Franco. Insomma, alla fine credo che tutto sia un segno. Pronti, che fai? Vorrei provare a giochicchiare, si chiusi. Fanno un po' di confusione anche. Vabbè, loro vedono troppo calcio in televisione, quindi imparano di lì, purtroppo. Non sono abituati a giocare in verticale. Oggi ti ho chiesto, ma hanno fatto fatica secondo te in questi giorni? Hai detto di no adesso? Io ho sempre detto che il lavoro non ha mai fatto male a nessuno, quindi bisogna abituarli al sacrificio, a lavorare. Hai fatto lavori pesanti? Io ho fatto tanti lavori pesanti. Il più pesante lo faccio da 12-13 anni a questa parte, cioè spiegare agli allenatori come devono giocare, come devono mettere in campo i ragazzi. Quello è un lavoro pesante. No. Guarda che ci crede la gente.